Ciao a tutti, io sono Mike, benvenuti nel mio canale YouTube. L'argomento di oggi è l'orecchio. L'orecchio è il principale organo del sistema uditivo umano, che permette la ricezione dei suoni e del mantenimento dell'equilibrio del nostro corpo. È molto delicato e complesso e permette la funzione del senso dell'udito. Come è formato l'orecchio anatomicamente? L'orecchio è diviso in tre parti: orecchio esterno, orecchio medio e orecchio interno. Orecchio esterno ha la funzione di raccogliere e orientare le onde sonore verso l'interno, ossia verso il timpano. È formato da padiglione auricolare, condotto uditivo esterno. Padiglione auricolare è la parte visibile a occhio nudo ai lati della testa. È formato da una struttura cartilaginea rivestita dalla pelle. Condotto uditivo esterno è un canale che mette in comunicazione il padiglione auricolare con l'orecchio medio, trasmettendo le onde sonore verso il timpano e amplificandone solo quelle di alcune frequenze. Le sue pareti sono formate da peli e dalle ghiandole che producono il cerume, importanti per proteggere e lubrificare l'orecchio. Orecchio medio è la componente compresa tra l'orecchio esterno e l'orecchio interno. Al termine del condotto uditivo esterno si trova la membrana del timpano, sensibile alle onde sonore che vanno ad infrangersi su di essa. Queste vibrazioni del timpano vengono trasmesse alla catena degli ossicini, formata dai tre ossicini in ordine: martello, incudine, staffa. Questi tre ossicini dell'udito sono contenuti in una cavità detta cassa del timpano, che comunica all'esterno con la tromba di Eustachio, che sbocca poi nella faringe. L'orecchio medio è quindi pieno di aria proveniente dalla faringe, in modo da mantenere un equilibrio tra la pressione interna ed esterna del timpano. La tromba di Eustachio, inoltre, è importante perché evita il passaggio di batteri dalla faringe, visto è uno dei principali mezzi di trasporto dei germi, in quanto ci passa sia il cibo che l'aria, all'orecchio medio. Evita che i rumori normali come la respirazione, il battito cardiaco, la voce vadano a battere sulla membrana del timpano. La catena degli ossicini trasmette le onde sonore nell'orecchio interno. Orecchio interno è costituito da due parti dette labirinti: labirinto osseo, labirinto membranoso all'interno del primo. Questi due labirinti sono separati da un liquido detto perilinfa, che funziona da cuscina ammortizzante. Il labirinto membranoso, invece, è riempito da liquido endolinfa, che è importante nel processo di percezione dei suoni e del mantenimento dell'equilibrio. Il labirinto osseo è composto da vestibolo, tre canali semicircolari, coclea. All'interno del vestibolo troviamo due strutture appartenenti al labirinto membranoso, che sono l'utricolo e il sacculo, responsabili del nostro equilibrio.
La coclea, invece, assomiglia al guscio di una chiocciola e consiste in un canale spirale. È il cuore dell'orecchio interno che, dopo aver elaborato le vibrazioni sonore trasmesse dalla catena dei tre ossicini, le converte in segnali. All'interno della coclea si trova l'organo del Corti, formato da cellule ciliate e fibre nervose, che consentono di percepire il suono e trasmettere il potenziale di azione al cervello. Questo avviene perché la vibrazione della staffa sulla coclea genera un movimento del fluido e delle ciglia, che creano di conseguenza gli impulsi nervosi. Dal vestibolo, responsabile del senso dell'equilibrio, origina il nervo vestibolare. Dalla coclea, importante per il senso dell'udito, origina invece il nervo cocleare. Questi due nervi si uniranno poi in uno solo, detto nervo vestibolo cocleare, importante per la trasmissione dei segnali nervosi all'encefalo. Se vi è piaciuto il video, vi chiedo gentilmente di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati.